nato per guidare il Chicago Bulls. In assoluto un Kelly Wright di 42 punti. Gli highlights balzano nel web a milioni di euro ogni volta che mette un canestro decisivo, ogni volta che fa uno delle sue fonaboliche entrate. Pesa molto meno di suoi avversari, ma lavora costantemente sul suo fisico. Ragazzi, giro di 5, vi voglio sentire, voglio la ola dietro, la ola! Mamma mia che emozione, per tutti i numeri 1, lui è il numero 1 assoluto! Eccola la track! Anche i players ovviamente! Hi, nice to meet you. It's your first time in Italy. What do you think about the Italian fans? Great, man. Happy to be over here. This is my first time over here, so y'all making me feel good. This is a blessing. We all know that you grew up in Murray Park in a playground like this. What do you think is the playground game? I mean, how much is changing a player game, playing in playground since when you're a kid or something? You know, when you're playing in the playground, of course there's no courts, but where I'm from it's no fouls either. But so you just gotta go out there and just play the way that you normally play. But that actually helped my game. That's why I do some of the layups that I do. That's why I cross over the way that I cross over, because it wasn't no fouls. So that carried on the court. Avete ovviamente capito tutti, no blood, no foul, le regole base del playground è totalmente diverso da quello che poi si gioca in una partita normale. Questo ti forgia e sei pronto a dei contatti e delle situazioni che poi dopo, come sapete nel suo caso, gli servono quotidianamente. We're standing on your logo. How it's been created? Is that how? Yeah. This logo right here, actually right here. All the three petals, I mean, if you look at it from afar, when you glance at it, it looks like it's just a rose. But it's, if you go deeper, it symbolizes, the three petals symbolizes my brothers. I got three older brothers. The middle symbolizes my mom, because she's the one that's everything. But if you look at it again, it is a D and a 1 inside, so that's my symbol. Lo sapete tutti, è cresciuto con la sua famiglia molto vicino a lui, l'ha sempre protetto da tutto, quindi il simbolo della rosa, oltre che rosa, significa la sua famiglia che lo protegge, che gli è cresciuta. Ci sono le tre strisce dei tre fratelli che sono cresciuti con lui, ovviamente la dedica alla madre e a questa protezione che l'ha portato a salvarsi da uno dei quartieri più difficili in cui crescere per arrivare fino ai professionisti. Ok, facciamogli un applauso, facciamogli sentire il calore! Stay with us to watch some game, and then we will show you some game, okay?
Happy feet! Happy feet! Happy feet! Happy feet!